Un minuto di storia con Padre Pio dal convento di Sant'Anna in Foggia, un luogo che accolse Padre Pio nel 1916 e questa era la sua cella. Oggi siamo qui per raccontarvi quello che accadde dopo la morte di Padre Pio, quello che dichiarò un suo confratello in ordine ad un fatto accaduto nel corso della vita di Padre Pio. Un confratello che fu l'assistente di Padre Pio per circa 5 anni, dal 1960 al 1965. Parliamo di Padre Eusebio Notte, ma voglio leggervi la sua dichiarazione perché attraverso le sue parole ci possiamo rendere conto di quello che accadde nella cella di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Padre Eusebio il 10 aprile del 1972 prende carta e penna e scrive: «Io, Padre Eusebio Notte, dichiaro quanto segue. La sera del 5 luglio del 1964, era domenica, alle ore 22, Padre Pio cadde nella sua cella numero 1 e questa caduta si ripercorse come un vero e proprio boato. Poco dopo si udì la voce di Padre Pio che chiamava: "Confratelli, confratelli!" Accorremmo tutti nella stanza e lo trovammo a terra, in una pozza di sangue. Nella caduta aveva riportato un taglio all'arcata sopraccigliare destra, che richiese due punti di sutura, praticatigli poi dal medico, il dottor Sala. Siccome Padre Pio era abbondantemente bagnato di sangue, aveva bisogno di cambiarsi l'abito di notte e la biancheria che indossava. Allora pregò tutti di uscire un momentino fuori, ma poi rivolgendosi direttamente a Padre Eusebio disse: "Guagliò, tu resta qua perché mi devi aiutare." A quel punto disse a Padre Eusebio: spegni la luce grande della cella", e gli ordinò di accendere un lumino. Poi, scrive ancora Padre Eusebio, "quando il padre, aiutato da me, si tolse la maglia intima, io potetti osservare bene la piaga del costato, benché egli curasse di coprirla con le mani per non farla vedere. Era una piaga", scrive Padre Eusebio, "a forma di croce. La branca verticale era lunga, un 6-7 cm, leggermente obliqua, con la parte inferiore spostata verso il lato sinistro. La branca trasversale era molto più corta. Questa ferita", scrive Padre Eusebio, "a me sembrò piuttosto profonda e trasudava sangue, sangue sieroso. I suoi tratti erano ben marcati e senza incrostazioni. In fede, Padre Eusebio Notte."